Cuori ardenti, piedi in cammino. Con queste parole anche la diocesi di Acireale vuole celebrare la giornata missionaria mondiale in programma per il 22 ottobre. Un appuntamento al quale la Chiesa acese vuole prestare la massima attenzione. Un'occasione per fare crescere nella comunità un senso di responsabilità verso l'impegno universale dei cristiani, soprattutto in favore dei poveri nel mondo. Per questo l'invito all'impegno viene affiancato alla riflessione sull'esperienza dei discepoli di Emmaus, icona di questo terzo anno di cammino sinodale. Un modo per ricordare che, dalla delusione e dalla confusione nei credenti, nasce l'entusiasmo con l'incontro di Cristo che rappresenta la rinascita. E in vista del 22 ottobre diversi sono i momenti che l'ufficio diocesano ha deciso di organizzare: mercoledì 11 a Valverde, giovedì 19 a Piedimonte Etneo con la Veglia, per concludere domenica con un concerto all'interno della Basilica di Aci San Filippo. Vogliamo rivivere, riflettere su quella che è l'identità stessa della Chiesa, cioè l'essere missionario, l'essere per l'altro. Questo ci dice Gesù nel Vangelo. E allora, come diocesi, ci stiamo impegnando a vivere diverse iniziative, dalla veglia missionaria a Piedimonte, la presentazione di un libro, un musical, al concerto missionario. Il tema che è stato scelto dalla Chiesa Universale è quello che riguarda anche le indicazioni che vengono date per il cammino sinodale: cuori ardenti e piedi in cammino. Sull'immagine, sulla figura dei due discepoli di Emmaus, anche noi, dopo aver vissuto ed essere stati con Gesù, vogliamo portare il Vangelo in tutto il mondo.